noi vogliamo conoscere, ma non solo noi, anche il pubblico di Jet VIP Party, perché posso dire, tu sei stato un ospite molto atteso, vogliamo conoscerti meglio, ti abbiamo già conosciuto in questi 6 mesi, ma c'è una cosa che tu devi spiegare a noi, che è il tuo Già. dizionario, perché tu hai dei termini che usi solo tu, e noi per capirti meglio vogliamo capire questi termini, quindi direi, Giulietta, se tu sei d'accordo, di aprire le Iniziamo. danze. Allora, io ti mostrerò un termine, tu mi devi dare la definizione, Alex, ok? Vai, vai, spara, spara. Chimica artistica. Ah, ma parti subito dal Definizione. best seller, parti. Allora, chimica artistica, voglio dirti, No, allora, non è il mio chimica nasce. preferito. Posso Ah dire, no, il mio però preferito è un invece il altro. mio è di Donatella Rettore. Voi sapete che io scatto le cover per i dischi di Donatella, perciò c'è un connubio pazzesco. Quest'anno abbiamo lanciato la chimica. La chimica non è nient'altro che una connessione telepatica, simbiotica, emozionale con una persona, che sia maschio o femmina, che sia, capisci, qualsiasi tipo di genere umano, okay? Dove Genere. tu praticamente ti connetti a livello artistico e alchemico. Cioè, è molto semplice da spiegare, la parola stessa, diciamo, racchiude dentro il suo significato. Ma allora, Abbiamo fatto un follow-up po' di question, fatica a qual è capirla. l'arte? Qual è l'arte a cui tu ti riferisci? L'arte dell'amore? Ma sai, dentro ognuno di noi c'è una parte artistica, c'è una parte talentuosa. Io, per esempio, ho diversi talenti, no? Che comunque partono dalla musica. Io sono stato un musicista, perciò poi ho toccato diversi campi artistici. Allora io Quando tu scusami, ne incontri. approfitto e procedo con questa. Esmeralda! Fantastico! Bella la parola, bella è nata insieme a te. Bravo! Amore, quel Esmeralda, tu che pezzo è diventato significato ci virale di attribuisci? brutto. Qual è il A tuo significato Esmeralda? di Esmeralda? Qual è il sentimento che Beh, senti sai, quando canti Esmeralda? allora Esmeralda io l'avevo dedicata a Sole perché è un pezzo bella che il Quasimodo cantò a Esmeralda proprio quando il loro amore non era possibile, perché lui venne arrestato e di conseguenza poi c'era questo amore impossibile tra una donna pazzesca, incredibile, e il gobbo, ok? E io l'avevo dedicata a lei perché in verità lì rinchiuso dentro quel pezzo c'è rinchiuso la sofferenza di non poter vivere un amore, di non poter diciamo esprimersi e farsi capire. E questo è il motivo per cui ho dedicato Quindi Bella di racchiudeva la Notre tua Dame de Paris. sofferenza. C'era una sofferenza, certo, la Romantico. sofferenza di non Nel farsi poterti capire. lasciarti, non potevi lasciarti andare. Di non poter vivere in maniera piena un qualcosa che comunque poteva essere invece in un altro contesto vissuta, insomma. Certo. Allora, prossimo termine. Sei pronto? Vai, spara. Sì, spara. Questo voglio sapere, quando è che la devo usare? Nel senso, qual è il momento migliore per dire newsflash? La news flash favolosa. Allora, Gaia, ti do una news flash. Io sono un bimbo di Gaia. Così. Alex, io sto vivendo in un mondo parallelo Se no, Giuli, comunque. ti do una news flash. Anche tu fai parte del mondo dei circensi. E Ah, mondo dei ti do circensi. un'altra news flash, Giuli. Io ho una connection artistica con tua mamma Fari. Questo lo so, me lo Giulia, dice che vi sentite in crolla. direct. Me l'ha detto. Sì, Mi ha chissà fatto cosa vedere i c'è. È troppo carino, messaggi. Io amore. È adoro troppo perché mia carino. mamma dice. Sì. Quando sei entrato però mi fa, però Alex non sta facendo, all'inizio era un po' arrabbiata, perché non stavi facendo quello che gli avevi promesso. Ha detto che tu sei rientrato per conquistare Delia e tutto, no? Poi però, insomma, sei tornato, pare. Sei tornato sulla retta via? Non Ma Giulia, sei aspetta, mai dacci una uscito prossima dalla retta domanda via? prima. Ma sai, Dacci ci la sono prossima sempre domanda. stato, Giulia. Io sono sempre stato abbastanza clear e chiaro, no? La mia direzione, la direzione è sempre stata Delia, è sempre stata comunque la nostra vita, il nostro amore. La parte, diciamo, complicata da spiegare è che la definizione d'amore può avere diverse forme e questa è la complessità di quello che sono io, alla fine dei conti, no? Che capisco che, insomma, sia difficile da spiegare, Giulia.
molto complessa da capire. Ma aspetta, c'è stato anche questo. Dov'è? Fly down ciccia. Vabbè, ma era una roba Quando si carina, no? usa Perché in quel questa momento, frase? ma sai, si usa quando praticamente tu hai una persona che in quel momento fa parlare l'ego e non fa parlare il proprio cuore, e di conseguenza in quel momento lì bisogna volare bassi, perché quando si fa parlare il proprio cuore, le proprie emozioni, e non si ritratta quello che si ha dentro nel cuore, in quel momento lì tu vinci, anche se quella cosa non è conveniente per quel momento. Hai capito? Ah, Dica! perfetto. Comunque, Sì. Alex, ti leggo un tweet al Vado, volo e poi faccio la quanto prossima abbiamo? Quanto domanda. tempo abbiamo? Guarda, Quanto ti tempo leggo al abbiamo, amore? volo. Dimmi, amore, perché c'ho una Minuti. puntata del GF che mi aspetta, mi devo No, preparare, no, devo no, diventare il non 2 santone minuti. di questo No, ma noi tono, abbiamo amore. molte più domande. Due minuti, una Vai, parola. vai, Allora, spara, spara. Alex, una botta di Studio Fix e qua via. da Twitter ci dicono: il man è intrattenimento puro e lui lo sa, sono proprio incantato. Quindi continua a incantare il nostro pubblico. Dimmi, quando è che devo usare questa? Cioè, quando è che mi esci, faccio Gaia Check? Amore, se tu mi fai un Gaia Check su Twitter domani, io ti rispondo. Questo è come il richiamo di Batman. Hai presente quando c'era praticamente Ok. il Ah! Sì, crossing tra il social e il adoro che ti televisivo?